La giornata di studio come questa, in nello specifico, è un momento per poter presentare dal punto di vista formale i risultati della Consensus Conference, di una Consensus Conference formale, in particolare questa sulla gestione delle lesioni da pressione al tallone. E quale momento migliore se non una giornata di studio dove chiaramente vengono fuori delle realtà quali la ricerca, la formazione e comunque come si arriva alle evidenze scientifiche che noi infermieri oggi sono veramente di primaria importanza. Non si può più lavorare senza un'evidenza che ti sta accanto. ISLEC sin dalla sua fondazione ormai più di 20 anni fa ha fatto la scelta di cercare di assistere la decisione dei suoi professionisti, sia la decisione clinica che quella organizzativa e gestionale, promuovendo il valore dei valori della scienza, tra i quali il rispetto e il rigore metodologico, l'indipendenza, la trasparenza, la multiprofessionalità sono certamente i principali. Ed è per questo che ha scelto, soprattutto negli ultimi anni, di focalizzare le risorse e l'attenzione su strumenti come le linee guida e le consensus conference sistematiche, perché questi sono documenti che uniscono il rispetto del rigore metodologico, soprattutto delle leggi dell'epidemiologia clinica, della medicina basata sull'evidenza, a un lato, che sono quelle leggi che fanno sì che il professionista abbia la massima probabilità di conferire più beneficio che rischio ai pazienti, all'organizzazione quando prendono le proprie decisioni, con la natura multiprofessionale e multidisciplinare che questi strumenti hanno e che sono strumenti pensati proprio per assistere direttamente la decisione e la scelta dei professionisti nella pratica quotidiana. Ultimamente abbiamo proprio condotto questa consensus conference formale, questa linea guida, diciamo così, sulle lesioni da pressione del tallone, che è fondata su una metodologia molto rigorosa, una metodologia che è stata sottoposta a un processo di revisione da parte di una rivista americana molto importante, Advances in Wound Care, che proprio la settimana scorsa ci ha comunicato di aver accettato in maniera definitiva il nostro lavoro, e questa è una grande soddisfazione perché vuol dire essere riusciti a pubblicare su una rivista americana a guida medica una linea guida italiana proveniente da una società scientifica infermieristica, e questo è chiaramente un grande successo. La cosa importante è che credo che finalmente si sia toccato un argomento che ha un interesse, direi fondamentale, un interesse vitale. Il rischio di amputazione in questa popolazione di pazienti con questo tipo di lesioni, soprattutto per quel che riguarda il mio campo, cioè il diabete e il piede diabetico, è elevatissimo. Avere delle linee, non direi linee guida perché non sono delle linee guida, avere delle linee di raccomandazione è essenziale per fare un lavoro corretto e abbattere il numero delle amputazioni, che dovrebbe essere, anzi è, il nostro obiettivo. L'implementazione è un percorso, una fase molto lunga, con la quale i fallimenti internazionali ce ne sono molti, quindi è un po' una scommessa. Quindi adesso noi, la pubblicazione avverrà a breve, è stata accettata, quindi in realtà stiamo aspettando la rivista che pubblichi, è già pronta anche la traduzione, quindi inseriremo questo documento che ha tutto un rigore metodologico, nel quale insomma ci hanno confermato il tutto, lo inseriremo nella piattaforma del piano delle linee guida nazionali del Ministero, perché come previsto dal decreto Poggelli le società scientifiche hanno anche questo mandato. La mattinata è strutturata con la esplicitazione delle raccomandazioni che sono emerse dalla consensus internazionale sulla gestione delle lesioni del tallone, mentre nel pomeriggio la sfida è di rendere pratiche queste raccomandazioni. Quindi abbiamo strutturato 6 laboratori didattici con simulazioni pratiche relative alle 6 aree tematiche principali della consensus, che poi sono più di 6, ma ne abbiamo realizzate 6 per questa giornata. Quindi lo scopo è di rendere più fruibile i risultati della consensus e quindi di poter mandare un messaggio ai clinici di qualunque professione sanitaria che si occupa di lesioni cutanee su come poter attuare e rendere appunto utilizzabili i risultati della consensus. Quindi quello di oggi è come un sasso lanciato nello stagno, e da qui speriamo di poter
implementare e ampliare i risultati e la condivisione della consensus stessa. È un articolo ormai pubblicato, possiamo dire. Credo che questo, diciamo, questo successo possa essere la spinta per affrontare nuovi argomenti in termini di lesioni ulcerative, quindi sicuramente ci saranno delle sorprese e quindi diciamo stay tuned, state molto vicini ad ISLEC perché avrete delle sorprese prossimamente.